Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo a Fano per il lancio di una iniziativa che mira ad accendere un faro potentissimo sulla città di Fano, sulla sua marineria, sui suoi prodotti enogastronomici. Una rete di ristoranti, la rete di ristoranti del mare, propone un calendario di appuntamenti, una serie di tappe, saranno 10 le tappe, andremo a conoscere tutti i dettagli intervistando tutti i protagonisti e personaggi di questa manifestazione. Con l'assessore Tian Lucarelli, responsabile di progetto, potremmo definirlo così, vista la particolarità di questa iniziativa che accende, l'abbiamo detto nell'introduzione, un faro potente anche a livello non solo locale, su Fano, sulla sua marineria, sui suoi prodotti, come avete definito voi, a miglio zero. Ma l'obiettivo è questo, l'abbiamo definito nel piano strategico, abbiamo bisogno di valorizzare le nostre tradizioni e il nostro buon gusto, l'abbiamo un po' chiamato così anche in un'intervista che andrà oggi su TG2 Hit Parade, e quindi abbiamo bisogno di valorizzare fortemente la nostra gastronomia, dove ovviamente abbiamo tanti contesti gastronomici che guardano il mare, che guardano la terra, che guardano la pasticceria, ma partiamo proprio dalla gastronomia marinara e quindi parliamo di tradizione marinara, parliamo della pesca, dei nostri pescatori che tutti i giorni portano il pesce nel nostro porto, ma tutti i pescatori dell'Adriatico, non soltanto di Fano, che fanno questo lavoro, e di filiera corta e quindi della possibilità da parte dei nostri ristoratori di acquistare questo pesce e di mettere a tavola delle eccellenze che sono ricercate da tutto il mondo. Ecco, noi abbiamo messo insieme un progetto per il quale 10 ristoratori hanno aderito, nel menù di questi 10 ristoratori ci sono proprio piatti col pescato dell'Adriatico e quindi chi vuole, chi arriva in questi 10 ristoranti può trovare questo piatto. Quest'anno facciamo il passo avanti, abbiamo fatto un progetto per il quale faremo 10 serate in questi 10 ristoranti. Sì, insomma sono serate a miglio zero, tutti potranno partecipare, insomma chi vuole trova informazioni nel nostro sito e quant'altro, insomma saranno serate proprio dedicate al pescato locale e a queste eccellenze che abbiamo, che ovviamente va valorizzata in tutto il mondo. Col dottor Fiorenzo Giammattei del Comitato Scientifico, dottore, c'è necessità di creare un disciplinare per regolamentare quella che è la qualità dei prodotti in modo da garantire nei confronti di tutti quelli che decideranno di scegliere di partecipare a una delle tappe. Certamente, sono reduce proprio da un paio di giorni fa, da una relazione che ho fatto sulle materie prime di qualità in cucina, quindi è un argomento che mi tocca in modo particolare. E in questo caso parliamo di pesce che proprio da disciplinare deve essere del nostro mare, in una fascia ben ristretta tra Rimini e Ancona, è ovviamente fresco, e quindi questo è già l'aspetto caratterizzante di tutta la manifestazione, associato poi alla proporre materie prime di qualità anche del territorio, quindi olio, vino e quant'altro. E in più nel disciplinare è previsto anche che ogni ristorante debba avere in menù almeno 2 ricette tradizionali. Quindi anche questo è un'ottima cosa, perché chi viene da fuori molto spesso chiede proprio un piatto tradizionale, tipo il brodetto, tipo l'arrostita o i sardoncini scottadito, sono queste cose tipiche del nostro mare e direi anche della nostra città. Con Alessandro Verna del ristorante Gudi, una delle tappe di questo tour, ammesso che ci sia qualcuno che abbia voglia di partecipare a tutte le tappe, ma non è escluso. Che cosa vuol dire partecipare a questa iniziativa e soprattutto qual è stata la reazione quando è arrivata la proposta? Allora, intanto speriamo che la partecipazione in tutti i ristoranti sia numerosa, perché il Comune di Fano si è speso per questa cosa, per la riscoperta un po' dei sapori del nostro mare, e quindi insomma speriamo che la risposta sia positiva. Noi abbiamo accolto con molto piacere questa proposta e questa sfida, perché comunque sono anni che già noi proviamo ad usare il pesce del nostro territorio, cercando di lavorarlo sia usando le vecchie ricette che ci sono state tramandate dai nostri
nostri, dalle nostre nonne, dai nostri parenti o dagli stessi marinai, cercando anche di innovare, cercando un pochino di svecchiarla questa cosa. Quindi noi siamo stati molto contenti, abbiamo preso questa sfida molto, molto seriamente e speriamo, insomma, ecco, che la gente risponda in maniera positiva e numerosa. Siamo con Antonio del ristorante Al Mare, la prima data, una bella responsabilità aprire questo tour. Ci fa molto piacere, siamo molto contenti di partecipare e noi abbiamo ideato un menù degustazione con solo ed esclusivamente pesci dell'Adriatico rapportati a delle ricette tradizionali in chiave moderna. Marco Renga della Trattoria La Quinta, ci abbiamo tenuto anche in conferenza stampa a sottolineare questo aspetto della trattoria che era stato un po' evidenziato anche dal professor Piccinetti. Esatto, che queste trattorie che qua in zona un po' si sono un po' perse, ne sono rimaste poche, bisogna andare un po' più nell'entroterra per trovare ancora trattorie vecchio stile. Inizieremo con degli antipastini, le lumachine in porchetta rosse che da noi vanno tantissimo, e proseguiamo con una polentina con le nostre vongole. Con le nostre vongole fresche, avremo dei passatelli alla sogliola, sempre ritornando al nostro pesce povero classico, e proseguiremo con una bella grigliata di pesce stile marinaro, quindi la classica grigliata che i nostri pescatori si fanno quando tornano dal mare, insomma, quindi cerchiamo di tenere la tradizione con piatti lavorati poco per fare risaltare di più il sapore del nostro pesce, dei nostri prodotti. Con Marco Vegliò del ristorante Il Galeone siamo col padrone di casa che è anche, oltre all'apertura, quello che farà il gran finale di questo tour. Sì, assolutamente, è una bellissima manifestazione che coinvolge tanti ristoranti e tutta la filiera della pesca, quindi insomma speriamo di portare Fano ad avere un buon riscontro, insomma, a livello anche di turisti, insomma, che questa manifestazione abbia veramente un bel riscontro. Una rete che in questo caso non vuol dire concorrenza, ma vuol dire concorrere insieme invece all'innalzamento della qualità. Assolutamente sì, penso che insomma il comparto si debba riunire, perché comunque l'unione fa la forza, e poi dobbiamo portare avanti un po' il discorso di territorio, no? Territorialità, quindi è giusto che i colleghi e insieme a tutti, diciamo, quelli che fanno parte, quindi tutta la filiera dalla materia prima in avanti, riescano a mettere insieme questa unione per far sì che insomma funzioni tutto al meglio. I menù sono benissimo descritti in un dépliant molto bello, un fascicolo e tutto, facciamone un cenno anche per i telespettatori di Rossini TV. Sì, chiaramente è stata valorizzata la pesca locale in quelle che sono poi, diciamo, le ricette un po' tradizionali, poi ogni ristoratore giustamente ha messo la sua firma, però ecco, quello che è fondamentale oggi è riscoprire veramente il nostro mare, quindi i nostri prodotti e la nostra tradizione con le ricette. Poi dopo ognuno di noi magari metterà in campo quelle che sono le proprie esperienze e la propria filosofia, però ecco, fondamentale la tradizione e, diciamo, la marineria fanese da portare in alto come portabandiera. Il nostro menù viaggia, ecco, abbiamo creato questo menù degustazione con 5 portate, passando, diciamo, dalla mazzancolla, che è proprio un prodotto qui nostro, alla vongola, per poi finire con la rana pescatrice. Ecco, questo è un menù, diciamo così, fatto sulle basi, diciamo, delle ricette classiche, però chiaramente gli abbiamo dato un risvolto un pochino più moderno, e quindi quello che un po' ci rappresenta di più. Col professor Piccinetti, professore, si parte finalmente dal prodotto. Era ora che si partiva dal prodotto, perché purtroppo ci sono dei tempi di preparazione, di elaborazione dei progetti, trovare il consenso della gente, trovare tutta una serie di cose, per cui ci vuole un periodo di lancio che è abbastanza lungo. Adesso siamo arrivati finalmente alla partenza. Partenza vuol dire sedersi a tavola e mangiare questo tipo di prodotto e farli sentire i sapori diversi, perché la cosa che è più difficile da far capire alla gente è il sapore del pesce. Perché a Pesaro, a Fano, uno deve mangiare il prodotto pescato nella zona? Che differenze ci sono di gusto? È lo stesso pesce che posso trovare a Milano o che ho comprato sul mercato di Chioggia, sul mercato, diciamo, di Fiumicino o di un altro porto italiano o addirittura da un porto francese?
o magari da un porto della Scozia, della Norvegia. No, sono sapori diversi. Allora io devo far capire alla gente qual è il sapore del pesce che abbiamo nella nostra zona. Poi il cuoco, con la sua esperienza, che viene valorizzata, deve conoscere le caratteristiche del pescato locale, che diversificano il prodotto locale da quello degli altri, e valorizzarlo. Ed ecco che allora il ristorante è libero di interpretare la sua, quel prodotto con la sua ottica, con la sua filosofia di cucina, quindi elaborarlo molto, lasciarlo alla natura senza farci tante cose, lo sceglie come vuole, però a un certo momento l'importante è che riesca a comprendere, a valorizzare le qualità o le caratteristiche del prodotto, perché sono diverse. Filippo Ravagli della Taverna dei Pescatori, possiamo definire questo approccio che è stato dato per Fano Gastronomica una piccola rivoluzione, partendo dal prodotto e poi lavorando su quello per valorizzarlo? Certo, più che piccola è una grande rivoluzione, perché dal prodotto locale dei nostri pescatori si valorizza quello che noi possiamo cucinare durante la giornata, che tempo cattivo oppure se per problemi tecnici di lavorazione si lavora il prodotto locale che c'è in questo periodo. Poi noi abbiamo sempre valorizzato sia i frutti di mare che il pescato locale, dai miteli a tutto il resto del pesce, per dare un prodotto migliore ai nostri turisti, ai nostri concittadini che vengono a mangiare i nostri ristoranti. Con Simone Serfilippi del caffè del Porto di Fano, dopo un bel pranzo, una bella cena di pesce, un bel caffè ci sta. No, da noi soprattutto la moretta più che caffè. Sì, però adesso, come dicevo anche prima, ci siamo messi da poco in questa avventura con il ristorante, sono qualche anno. E proponiamo soltanto pesce locale, quello che troviamo di mercatini alla mattina, e tutto a miglio zero. Il menù previsto per la vostra data? Ci abbiamo carpaccio di spigola, che abbiamo le spigole qua locali, i calamari profumati e flambati con la crema di piselli, mazzacolle nostrane alla Giulio Cesare, spezzatino di totano con patate, tatacchi di ombrina con semi di lino e papavero, e baccalà pastellato e gaspaccio, e la rustita alla moda nostra, con quello che si trova. Allora, ne abbiamo parlato tanto di sto pesce, finalmente abbiamo un imprenditore della pesca che si vuole qualificare pescatore, Antonio Gaudenzi, è veramente il vostro momento questo. Sì, il nostro momento, noi siamo nella pesca da tre generazioni, iniziato da mio nonno, del 1920, e poi mio padre, poi siamo arrivati noi, la gioventù, Dio, passata anche la mia oramai, però dietro c'ho i figli e abbiamo una flotta di 7 barche e noi lavoriamo solo sul porto di Fano, facciamo diverse tipologie di pesca, tranne lo strascico le facciamo tutte, ami di fondo, ami di superficie, attrezzi da posta e circuizione. Serviamo clientela prettamente per il pesce piccolo Fano, poi dopo abbiamo una barca che facciamo la pesca del tonno, il pesce spada, lì andiamo su tutta Italia. Ed è chiaro che con queste premesse il successo di un'iniziativa come questa di Fano Gastronomica, che punta all'eccellenza in 10 ristoranti che declineranno in 10 modi diversi quello che è il vostro prodotto, è garantita. Certo, noi cerchiamo di garantire ovviamente in base alle condizioni meteomarine, però le nostre barche sono in grado di uscire quasi sempre e cerchiamo di dare il pesce in giornata in modo che abbiamo la filiera sempre più corta e di non portare il pesce dopo 2 o 3 giorni che facciamo le battute di pesca lunghe. Noi facciamo le battute di pesca delle 24 ore in modo che anche alla ristorazione arriva direttamente un pesce freschissimo. Fano Gastronomica, 10 tappe a miglio zero, con inizio 8 marzo e conclusione per il 18 maggio, un lungo, lunghissimo excursus attraverso la valorizzazione del prodotto che abbiamo avuto modo di imparare e di ascoltare, è il punto di eccellenza di questo tipo di proposta. La proposta è rivolta naturalmente a tutti quelli che vorranno approfittarne, il calendario delle date è un calendario che viene pubblicato e ufficializzato, per cui non resta che prenotarsi per gustare e degustare queste straordinarie prelibatezze proposte dai ristoranti e dalla marineria di Fano.